Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, le polemiche sul Covid Hospital di Pescara e sull'appalto che ha aggiudicato i lavori, alla Omnia Servizia, che è già, nel cantiere adiacente l'ospedale Santo Spirito. Il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio questo pomeriggio ha voluto rispondere ai dubbi sollevati dalla ditta arrivata seconda, la Edilfrair, e rilanciati dalla stampa sulla regolarità delle procedure di aggiudicazione dei lavori. Secondo Marsiglio non c'è alcuna ombra sulla correttezza dell'operato della commissione, sulla regolarità della documentazione prodotta in merito alla whitelist e sulle motivazioni che hanno portato la ditta vincitrice dell'appalto al ribasso che sfiora il 30%. Marsiglio ha anche ribadito l'importanza del Covid Hospital a Pescara anche in un futuro prossimo, nel caso in cui dovesse verificarsi una nuova ondata di contagi. Sentiamo il governatore della regione in alcuni estratti della conferenza stampa. In 5 giorni abbiamo aggiudicato un'offerta scegliendo il criterio del prezzo più basso, che è il criterio più oggettivo rispetto al quale nessuno di noi ha avuto nessun margine di discrezionalità nel mettere punteggi, nel scegliere il progetto migliore, nel valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa o altre formule che prevedono assegnazioni di punteggi e comunque una valutazione quantomeno discrezionale da parte di chi fa parte della commissione. Il codice prevede che nell'ipotesi di offerte che possono apparire anormalmente basse, è possibile, sottolineo, è possibile, non c'è scritto è obbligatorio, c'è scritto è possibile nella legge chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi prodotti. In tal caso le dette spiegazioni possono, ripeto il verbo possono, in particolare essere relativa all'economia del processo di fabbricazione, alle soluzioni tecniche prescelte, insomma devi spiegare e convincere la Commissione del perché riesci a fare un prezzo così basso, mantenendo ovviamente la qualità dell'offerta. La Commissione, il RUP, ha giudicato congrue le motivazioni del ribasso dell'impresa, tra le quali il fatto che quell'impresa già lavora dentro l'ospedale di Pescara, ottimizza una parte del personale, della logistica e così via, che non ha intenzione così dichiara di fare margini di guadagno su questa impresa, credo anche il secondo, con un ribasso così importante, testimonia una volontà da parte di importanti imprese abruzzese di mettersi a disposizione della comunità e di fare magari un'opera prestigiosa che ha anche un alto valore sociale e senza appunto particolare lucro, senza nessun lucro per la propria azienda che non siano gli stipendi dei loro operai, dei loro tecnici, dei loro dirigenti che lavorano. Quindi a noi stanno bene queste giustificazioni, il cantiere sta lavorando con decine e decine di operai H24 sul cantiere. E nei prossimi giorni comunicheremo ufficialmente la data della consegna del primo lotto che non avverrà fra 90 giorni, ma fra meno ad oggi ormai meno di 20 giorni. A chi tenta di gettare fango e fare illazioni sulla onestà, sulla trasparenza e sulle modalità con le quali noi abbiamo affidato questo incarico e questa opera, ripeto l'avviso, si sciacqui la bocca, faccia bene attenzione a quello che dice, perché quello che stiamo leggendo è già al vaglio nostro, dei nostri uffici legali, perché non tollereremo cadute di questo livello, polemiche di basso livello. Regioni, riapre chi ha i requisiti. Quali sono i requisiti? Priorità alle aree con contagio basso e ospedali Covid. Però il modello generale non è Fiera di Milano, cioè strutture lontane dagli ospedali dove devi riattrezzare tutto. È un altro modello, quello di strutture adiacenti, collegate, funzionali agli ospedali. Senza il reparto Covid che stiamo organizzando e costruendo adesso all'ospedale di Pescara, l'ospedale di Pescara non potrebbe riaprire e chi ha
problemi cardiaci, chi deve fare un intervento chirurgico, chi si deve togliere un'ernia, chi deve fare un intervento al disco, alla colonna vertebrale, non li fa, adesso non li fa, se ne sta a casa con i dolori. Per questo dobbiamo liberare gli ospedali. E a proposito di Covid Hospital a Pescara, c'è un intervento del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che dice: chiediamo alla Regione Abruzzo di mettere le opposizioni nelle condizioni di esercitare le funzioni di sindacato ispettivo. Andando sul sito dell'ARIC, infatti, dice Pettinari, non si trovano gli elenchi dove sono esplicitati i professionisti che hanno partecipato al bando per la realizzazione del nuovo ospedale Covid di Pescara e dei nominativi che sono stati esclusi dalla gara. Chiedo pubblicamente, continua Pettinari, che questa mancanza sia colmata il più presto possibile e che siano quindi pubblicati gli elenchi affinché si possa lavorare al meglio per i cittadini. La realizzazione dell'ospedale Covid, continua Pettinari, deve avvenire nella totale trasparenza. Adesso il bollettino aggiornato dell'emergenza: sono 66 i nuovi casi di positività al Covid-19 nella giornata odierna in Abruzzo, che portano la quota complessiva a 2.733. 5 i nuovi decessi. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 66 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. I risultati odierni fanno salire la quota complessiva a 2.733. L'aumento si registra su un totale di 1.418 tamponi analizzati, 4,6% di positivi sul totale. I 66 casi di oggi si riferiscono 32 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 29 alla ASL di Pescara, 5 alla ASL di Teramo e nessuno alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 55 su un totale di 1.151 tamponi analizzati, 4,7%. 276 sono invece i pazienti deceduti, più 5 rispetto a ieri. 309, meno 9 rispetto a ieri, sono i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 35, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva. 349 sono invece guariti, più 20 rispetto a ieri, di cui 172 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 177 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 30.348 test, di cui 23.512 sono risultati negativi. Del totale dei 2.733 casi positivi complessivi rilevati in Abruzzo, 238 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 648 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 1.215 alla ASL di Pescara e 632 alla ASL di Teramo. A proposito di notizie positive e di dati incoraggianti, migliora la situazione ad Atri, che è sede di uno dei Covid hospital della nostra regione. Su 70 cittadini risultati positivi, ben 20 sono guariti dopo aver eseguito i due tamponi consecutivi con esito negativo, come da prassi. La notizia è emersa dal report inviato dalla ASL di Teramo, che poi è confluito, lo avete sentito, nei dati regionali. Notizia salutata con grande emozione dall'amministrazione comunale di Atri. Sempre stando ai dati della ASL, sul territorio atriano è stato riscontrato un nuovo caso di positività collegato a un familiare già positivo. E per quanto riguarda invece le ordinanze firmate poco fa, il presidente Marsilio ha siglato l'ordinanza numero 45, che revoca la zona rossa in contrada Caldari di Ortona e dà disposizione per il comune di Sulmona per la giornata del 28 di aprile. In base alle rilevazioni sulla presenza di coronavirus effettuate dalla ASL di Chieti, il quadro epidemiologico presenta un andamento favorevole, in quanto si registra
una riduzione di nuovi casi pari a 2 unità dall'8 di aprile, oltre a evidenziarsi un quadro storico pressoché immutato nelle ultime 2 settimane. Inoltre, l'indagine epidemiologica eseguita su un campione di popolazione con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha rilevato al momento un solo caso positivo per il quale è stata disposta la sorveglianza domiciliare. Come comunicato dalla ASL di Chieti, al momento è anche in programma la rivalutazione virologica dei cittadini già sottoposti a sorveglianza. La ASL manterrà alta l'attenzione su eventuali variazioni dell'andamento epidemiologico in contrada Caldari, come previsto dal protocollo redatto in collaborazione con lo Zooprofilattico di Teramo e come avviene sul territorio della provincia di Chieti. Restiamo in tema di tamponi, che anche questi sono stati al centro di recenti polemiche per i ritardi. L'assessore alla salute Nicoletta Verì chiarisce che i laboratori stanno lavorando ininterrottamente per cercare di smaltire gli arretrati che si sono accumulati soprattutto nel distretto di Chieti. Verì ribadisce però che i campioni urgenti vengono processati immediatamente e che i problemi si sono verificati soprattutto con i test eseguiti sui soggetti asintomatici. Vediamo l'intervista via Skype di Nicoletta Verì. Possiamo dire che esistono alcuni ritardi, e questo soprattutto a Chieti, però riguardano campioni inviati ai laboratori, i quali forse non portavano le classi di priorità. Comprendo che è un tema molto sensibile per i cittadini che ormai sono costretti da settimane a restare in casa, però voglio precisare ancora una volta che tutti i tamponi urgenti vengono processati immediatamente. È vero che c'è stato un aumento consistente dei test eseguiti, che ha portato a un ingolfamento dei 3 laboratori regionali, però si tratta di test su contatti, vale a dire su coloro che sono entrati in contatto con un positivo, ma che spesso non mostrano alcun sintomo del contagio. È un'operazione di prevenzione, di monitoraggio che stiamo portando avanti, ma che inevitabilmente ha allungato i tempi per le risposte, in quanto tutti i nostri laboratori, però lo devo dire, stanno lavorando H24 per smaltire tutto l'arretrato. Sono le linee guida nazionali che innanzitutto stabiliscono quali sono i pazienti su quali vanno effettuati in maniera prioritaria i tamponi. Senza dubbio il potenziamento dell'apparecchiatura ci permetterà di ampliare la platea degli utenti e rispondere ancora meglio a questa sfida della lotta al Covid. La regione si uniformerà a quelli che saranno gli indirizzi nazionali. C'è un'indagine in corso da parte del Ministero proprio per individuare un test serologico che rispetti particolari requisiti di affidabilità. Non appena sarà disponibile faremo tutti i passi necessari per garantirlo ai nostri cittadini. E a proposito di tamponi, lo abbiamo ascoltato anche dall'assessore Verì, ma adesso arriva la conferma da Guerino Testa, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, che l'attesa per la nuova strumentazione che consente di effettuare fino a 2400 tamponi al giorno nel laboratorio di riferimento di Pescara è terminata, perché entro la giornata di domani il macchinario dovrebbe essere nell'ospedale Santo Spirito. Ciò significa, scrive Testa, che a breve potranno anche partire le operazioni di test seriali per tutte quelle categorie di lavoratori impegnati in prima linea nella lotta al contenimento del contagio, tra cui gli operatori delle forze dell'ordine. Questo quanto dichiarato da Testa, che riferisce anche che i macchinari prodotti da una ditta americana attualmente sono a Milano per le procedure in dogana e domani dovrebbero essere a disposizione dell'equipe medica dell'ospedale pescarese, che potrà nel giro di pochi giorni potenziare l'attività diagnostica.
Adesso ci spostiamo a Teramo. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha effettuato questa mattina un sopralluogo nell'ospedale Mazzini, necessario a detta del primo cittadino per verificare i percorsi di sicurezza adottati negli ultimi tempi e non dall'inizio dell'emergenza. Perché, si chiede il sindaco, c'è stato bisogno di tutto questo tempo e dell'azione di denuncia fatta da lui in prima persona? Se si fosse adeguato prima il Mazzini, Teramo, prosegue D'Alberto, avrebbe vissuto lo stesso carico di contagi. Per il sindaco del capoluogo abruzzino la risposta è no. D'Alberto rilancia anche la necessità del nuovo ospedale. Sentiamolo. Anche a seguito di un'azione istituzionale forte, di un'azione anche mediatica da parte di tutti i mezzi di comunicazione che hanno alzato l'attenzione sul nostro ospedale, c'è stata una risposta in termini di sicurezza che oggi ho avuto modo di riscontrare attraverso tutta una serie di percorsi, sia per l'accesso dall'esterno all'ospedale che all'interno dell'ospedale, in cui abbiamo insomma, una serie di strumenti, di percorsi appunto che garantiscono una sicurezza che ovviamente, questo va detto, non, in una pandemia non può eliminare qualsiasi ipotesi di rischio, ma sicuramente lo riduce sensibilmente e consente al nostro ospedale di potersi proporre in questa fase 2, in cui verranno riattivate tutta una serie di attività ordinarie, in una condizione decisamente diversa. Questo è un messaggio anche che rivolgiamo ai tanti cittadini, ai tanti pazienti, fermo restando che dobbiamo comunicare sempre che in questo momento in ospedale dobbiamo andare solo se necessario. E poi c'è il tema, l'altra domanda, quella relativa al nuovo ospedale, alla nuova struttura. Sì, la domanda a cui dobbiamo rispondere oggi è questa: una nuova struttura è assolutamente necessaria, ci sono le risorse proprio per puntare sull'innovazione tecnologica e dare una garanzia assolutamente diversa di rilancio al diritto alla salute dei nostri cittadini. Non solo chiediamo, ma pretendiamo che il nostro territorio, che l'ospedale di Teramo, il territorio provinciale, quindi l'offerta sanitaria provinciale, possa essere destinataria, così come altri territori, di risorse, perché è un momento in cui questa emergenza deve porci il tema del miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria. Le residenze per anziani si adoperano per affrontare l'emergenza. Non è semplice però reperire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e nemmeno rispettare l'ordinanza regionale che impone i tamponi su tutti gli operatori. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Gli anziani sono tra i soggetti più a rischio in questa emergenza, ce lo sentiamo ripetere fin dall'inizio dell'epidemia, ed è per questo che le case di riposo hanno una grande responsabilità nel dover gestire la situazione. Giacomo Di Leo, amministratore della Coop Giale, che in Abruzzo ha una residenza per anziani a Sulmona e due residenze ad Ofena, di cui una per anziani e una per persone non autosufficienti, ci spiega in che modo è cambiata l'assistenza. Abbiamo praticamente blindato le nostre strutture, non consentendo l'accesso ai familiari e non accettando nuovi ospiti. Come chiunque in questa fase, gli anziani nelle case di riposo sono isolati dai propri affetti, coi quali riescono però a comunicare, grazie all'ausilio degli operatori, tramite le moderne tecnologie. È mancato quello che era il rapporto diretto tra gli anziani e i loro cari. Però comunque abbiamo sopperito grazie ai mezzi informatici che ci vengono messi oggi a disposizione. Come se la stanno vivendo gli anziani? Ma gli anziani l'hanno preso anche in maniera abbastanza divertente, perché comunque vedere i familiari tramite il computer o tramite il telefonino è stata una cosa abbastanza stimolante per loro. Chiaramente con l'ausilio degli operatori, dei nostri operatori. Perché... Le aziende devono in primis garantire la sicurezza degli ospiti. Grazie alle ampie strutture la Coop Giale si è organizzata facilmente per la distanza sociale, ma la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. I dispositivi noi ce li siamo procurati grazie alle piattaforme elettroniche, ovviamente
a prezzi veramente esorbitanti, ma comunque siamo riusciti a procurarceli. Ci aspettiamo un intervento da parte delle istituzioni in merito affinché ci dia una mano a tutelare i nostri anziani. Con un'ordinanza del 10 aprile la Regione ha disposto che tutti gli operatori dell'RSA siano sottoposti a tampone, ma i test, come è noto, non sono disponibili a tutti. Le aziende quindi chiedono ulteriori indicazioni. Nell'ordinanza praticamente è scritto che le aziende devono attivarsi a fare eseguire i tamponi ai dipendenti, però a tutt'oggi non sappiamo dove e come farli. Non sappiamo nemmeno in maniera precisa se poi questi tamponi sono a carico della regione o sono a carico dell'azienda, ma non è questo il problema. Anche se fossero a carico dell'azienda, per noi va benissimo poterli fare, l'importante è che ci venga detto però dove e come. Occorrerà poi organizzare anche l'assistenza nel post coronavirus. So che la regione, ma tutte le regioni stanno sono alla ricerca di strutture di questo tipo, che dia quindi un'assistenza nel post coronavirus, quindi una volta negativizzati delle strutture atte a dare assistenza a questi soggetti. Noi siamo a disposizione. Adesso ci occupiamo di cassa integrazione che non arriva. Il presidente del Consiglio regionale Sospiri ha chiesto scusa, ma il Partito Democratico è andato all'attacco. Arriverà in ritardo anche il bonus per le famiglie, dice il PD. Ascoltiamo adesso il servizio di Giuseppe Dintino con le dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, poi la replica dell'assessore regionale Fioretti che spiega che cosa la regione sta facendo e quali sono state le problematiche incontrate a riguardo della cassa integrazione. Sentiamo. L'Abruzzo si attesta come ultima regione nell'uscire dal grado di diffusione, dall'indice di diffusione del coronavirus, come ultima regione a utilizzare le risorse della cassa integrazione, come ultima regione a dare i contributi alle famiglie in più perché la regione ha scelto una strada tortuosa e come ultima sulla rimodulazione. È impietoso il giudizio di Silvio Paolucci, capogruppo in regione del Partito Democratico, su come la regione sta affrontando l'emergenza. Le aziende sono chiuse, i lavoratori a casa, 54.000 le richieste di cassa integrazione, ma finora il compenso è arrivato solo a 264 persone. Abbiamo da subito contestato il gravissimo ritardo con il quale il governo regionale, la giunta regionale e l'assessore Fioretti avevano concluso e sottoscritti gli accordi, alla fine di marzo addirittura, e avevamo ulteriormente criticato che senza un accordo con le banche le risorse sarebbero arrivate con estrema lentezza. Purtroppo i fatti ci hanno dato ampiamente ragione. Intanto hanno sottoscritto in estremo ritardo l'accordo sulla cassa integrazione. In secondo luogo non hanno avviato nessuna discussione con gli istituti di credito e pertanto le risorse non arrivano. L'assessore al lavoro Piero Fioretti dà la colpa a un quadro normativo in continua evoluzione che ha costretto la regione a diverse modifiche. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri chiede scusa. È evidente, ha affermato Sospiri, che sono stati fatti degli errori. La missione di colpevolezza però non basta al PD, che chiede ulteriori misure senza far pagare all'Abruzzo le battaglie politiche nazionali. Un altro rischio che noi stiamo denunciando ormai da diversi giorni e che tra poco troverà la luce purtroppo, come l'emergenza sul Covid e come la vicenda della cassa integrazione, è quel bonus famiglie. Intestarditosi il Presidente della Regione, che risponde molto più alla Meloni che agli abruzzesi, nel dover proseguire quell'attacco al Governo, quando Meloni e Salvini contestarono le risorse trasferite ai comuni, che in realtà sono già arrivate, decisero per motivi nazionali di trasferire direttamente sui codici IBAN, quindi sui conti correnti, le risorse che la Regione metteva a disposizione. Noi scongiurammo durante l'approvazione della legge di non seguire questa, diciamo, patetica, perché parliamo di tragedie vere e proprie, di questo patetico scontro tutto tra Regioni e Governo nazionale al servizio della Meloni e di Salvini, ma al contrario di sommare
le risorse della regione a quelli dello Stato, che tramite i comuni sarebbero presto arrivate. Nulla di tutto questo. Chi sta facendo le domande per il cosiddetto bonus famiglie sta incontrando delle difficoltà enormi, e come per la cassa integrazione quelle risorse arriveranno tardi e male, ovvero non arriveranno agli obiettivi giusti, cioè alle persone più bisognose. Da ultimo, anche per le imprese, avevamo chiesto liquidità immediata anziché proporre una rimodulazione immediata come hanno fatto alcune regioni che già lo hanno avviato. Noi siamo ancora alla fase in cui questo comitato di studiosi dovrà determinare su quali assi indirizzare le risorse da rimodulare. Purtroppo è da registrare una situazione univoca in tutte le regioni rispetto alle casse in deroga, con un blocco totale di tutto quello che è l'iter. Solo un paio di regioni hanno adottato una tecnica diversa che però mette a rischio le domande stesse, e quindi si è chiesto unanimemente un incontro urgente con il ministro, sottoponendo un documento che chiarisca tutte le difficoltà e tutte le situazioni che sono da superare. Purtroppo non è un problema di ritardi. L'8 aprile, quando si è attivata la piattaforma, si è lavorato nei primi 3-4 giorni ad agevolare la presentazione delle domande con risposte telefoniche e a mail, per riuscire a far fare domande a tutti quanti nella piena regolarità. Dopodiché c'è stata l'azione su quelle che sono le problematiche di collegamento e di invio con l'INPS, con un percorso che è molto difficile, in quanto i file utilizzati, XML, hanno un indice altissimo di verifica, e quindi basta un non nulla che non viene regolato e la domanda torna indietro. Il problema è addirittura che non torna indietro una singola domanda, ma torna indietro il pacchetto di domande, e poi dopo lì bisogna andare a intercettare qual era la domanda sbagliata. Oggi abbiamo circa 10.300 domande per una platea complessiva di lavoratori attorno ai 27.000. Logicamente le domande vengono lavorate per azienda, per domanda, quindi ogni domanda può avere da un minimo di un dipendente a un massimo di 15 dipendenti. In questo momento staremmo attivando i pagamenti del mese di marzo come quasi nella normalità del lavoro, nel senso che una persona che era al lavoro regolarmente a marzo, la sua busta paga l'avrebbe presa fra il 20 e il 30 del mese successivo. Andiamo a Penne, revocata la zona rossa, si pensa a come ripartire nella fase 2 dell'emergenza. L'assessore alle attività produttive del comune, Gilberto Petrucci, ci spiega come nei prossimi giorni in consiglio comunale saranno prese delle misure per famiglie ed imprese. Il servizio di Stefano Recanati. Stiamo lavorando per avvicinarsi alla fase 2, ricordando però ai nostri concittadini che l'emergenza sanitaria non è finita. Quindi l'imperativo è sempre quello di restare a casa, perché è un virus terribile che può contagiare chiunque. Dall'altra parte l'amministrazione comunale sta avviando un pacchetto di proposte per sostenere sia le famiglie che sono in difficoltà a seguito di questa emergenza sanitaria, che le imprese che sono rimaste chiuse durante il periodo del Covid-19, di questa prima fase. Ovviamente abbiamo previsto un primo fondo che sarà ratificato a breve in consiglio comunale, che riguarda appunto uno stanziamento di circa 11.000 euro per le famiglie. Ora valuteremo i meccanismi di concessione dell'indennizzo attraverso anche il decreto aprile, che tra qualche giorno sarà varato dal governo centrale. Ma non solo, anche le imprese, pensate ai negozi, pensate ai ristoranti, bar che sono rimasti chiusi durante l'emergenza, dovranno essere sostenuti per ripartire, perché noi crediamo che il tessuto produttivo sia il valore aggiunto di questa nostra comunità. Anche il turismo ha bisogno di ripartire.
Noi crediamo che la città di Penne sia il fulcro intorno al quale ruota tutto il sistema turistico del comprensorio vestino. Penne, io la definisco sempre come il vero centro storico della costa pescarese, in particolare di Pescara. Detto questo, il turismo deve tornare ad avere un ruolo importante. È chiaro che il 2020 sarà caratterizzato da un turismo particolare, cioè le città saranno mete di destinazione e quindi dobbiamo sfruttare soprattutto il turismo di casa nostra, quello degli italiani che si muovono sul nostro territorio e vanno alla riscoperta dei borghi e dei centri storici dell'entroterra. Sotto quest'ottica l'amministrazione comunale chiaramente darà ampio respiro ad iniziative volte a valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, e non solo, anche la filiera enogastronomica dovrà avere un ruolo strategico in questa ripartenza. Cambiamo argomento, menù a domicilio nel periodo di emergenza sanitaria a Francavilla al Mare. Il titolare del Victoria Beach ha dato vita alla consegna a domicilio secondo i dettami del DPCM in vigore e nell'osservanza di tutti i dispositivi di sicurezza per quanto riguarda la preparazione e la consegna dei cibi. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Cristiano Di Tommaso, in tempi di crisi e di coronavirus ci si attrezza come si può per mandare avanti la propria attività commerciale, parliamo di ristorazione, voi cosa state facendo per tenere aperta la vostra attività in questo periodo di emergenza sanitaria? Abbiamo pensato di riorganizzarci al meglio per poter fare questo asporto delivery così come adesso sta andando. Ci siamo organizzati però con le massime precauzioni, con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, e cercando anche di portare il nostro prodotto mantenendo la massima qualità. Ovviamente dovete utilizzare le massime precauzioni a livello igienico e sanitario, anche questo è stato un problema che avete comunque risolto. Sì, allora, a prescindere che la mia attività è un'attività che ha la certificazione sulla qualità da più di 12 anni e quindi su questi argomenti tengo molto a cuore. E mi sono adattato con le prescrizioni governative, cercando di avere anche i prodotti migliori per poter gestire al meglio questa situazione. Basta seguirci sulle nostre pagine, mi può telefonare ai miei numeri e ai miei recapiti, e noi abbiamo pubblicato vari menu, ci sono dei vari menu, sia un menu standard di tutti i prodotti che facciamo giornalmente, che un menu singolo, un'offerta, e quindi ci possono contattare e prendiamo accordo per l'orario e la della consegna e cercheremo di rispettare al meglio la consegna. Una cosa che si potrebbe fare anche per dare un impulso maggiore anche l'asporto tradizionale, perché questo mi sembra più un controsenso, il fatto di non poter il cliente uscire così come già esce per andare a fare la spesa e venire qui una volta che ordina, con il massimo rispetto delle ordinanze che adottiamo, venirsi a prendere il prodotto ordinato. A Pescara l'amministrazione comunale è al lavoro per la prossima stagione turistica, che sarà chiaramente pesantemente condizionata da questa emergenza. Il presidente della Commissione Comunale Turismo, Manuela Peschi, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria. Consigliera, c'è stata la Commissione Turismo nelle ultime ore per iniziare a guardare a quello che sarà la prossima estate, una stagione particolare, l'amministrazione comunale è già al lavoro. Sì, siamo ovviamente in una fase di studio, si è tenuta lunedì e martedì si sono tenute le prime due riunioni della Commissione Turismo insieme alla Commissione Territorio, presieduta dal collega Andrea Salvati, e so che anche ieri la Commissione Attività Produttive ha proseguito sul tema stagione balneare 2020. Ripeto, siamo in una fase di studio perché si devono attendere innanzitutto i protocolli del Ministero della Salute, dal quale potremmo insomma evincere quali sono le indicazioni, soprattutto per il discorso del distanziamento sociale e i protocolli di sicurezza che si dovranno adottare. Una cosa è certa, sarà una stagione particolare, ma soprattutto una stagione che arrecherà dei problemi economici agli imprenditori.
gli imprenditori, almeno noi abbiamo ascoltato le associazioni più importanti di categoria dei balneatori, i quali sì, sono preoccupati, ma si sono comunque dichiarati disponibili, perché l'obiettivo quest'anno è quello di in qualche modo partire e avviare la stagione, anche con i sacrifici, con i limiti e quindi anche prevedendo ovviamente una perdita di profitto che inevitabilmente, visto la riduzione di affluenza che molto probabilmente ci sarà, loro già prevedono. I balneatori ci hanno detto appunto che la loro principale richiesta è quella di avere un sostegno dal comune, soprattutto per quanto riguarda lo snellimento delle procedure burocratiche. Sono quindi in studio tutte le attività e le valutazioni che il comune sta facendo con i tecnici per capire come venire incontro a questa attività produttiva, al settore balneare come a tutte le altre. Oltre che per i balneatori c'è grande preoccupazione anche per i titolari delle attività ricettive, bar, ristoranti, che riapriranno tra l'altro tra diverse settimane, come sembra. Sì, ripeto che non sapendo quali sono effettivamente i limiti del distanziamento sociale che ci dovranno essere forniti solo dal governo, ho sentito adesso l'assessore Mauro Febo che comunque ci dice che attende anche lui le indicazioni governative, perché poi a cascata la regione darà a noi comuni le ordinanze e le indicazioni per poter dare il servizio migliore alle strutture ricettive e vedere come poterli venire incontro. Adesso ci spostiamo nella vicina Montesilvano per andare a vedere una app per disciplinare l'accesso sulla spiaggia libera. Vediamo. Prenotare con una app il proprio posto sulla spiaggia libera, mantenendo le distanze che saranno imposte dai provvedimenti del governo e delle regioni, evitando così pericolosi assembramenti. Il comune di Montesilvano si porta avanti e ieri l'amministrazione guidata dal sindaco Ottavio De Martinis ha comunicato alle associazioni di categoria che per l'inizio della stagione estiva sarà realizzata una applicazione per smartphone con cui disciplinare gli accessi sull'arenile e offrire altri servizi per un'estate il più possibile all'insegna della sicurezza per i cittadini montesilvanesi e i turisti da tutta Italia. E in più darà la possibilità di una rigenerazione, quindi un ricambio delle persone che potranno usufruire della spiaggia libera, perché purtroppo con il ridimensionamento degli spazi ci rendiamo conto che non tutti potrebbero usufruire nello stesso momento della spiaggia, comunque non nel numero che negli altri anni avevamo registrato. Quindi abbiamo pensato in questo modo di consentire a tutti di poterne fruire ad orari prestabiliti che saranno indicati per mezzo di una semplice app. Un'app che peraltro prevederà nel caso di overbooking di poter usufruire di spazi anche presso gli altri stabilimenti balneari, a pagamento magari, per carità. Ma è un servizio che vogliamo offrire ai balneatori, ossia quello di poter avere questa ulteriore facilitazione nella possibilità di prenotare gli spazi qualora la spiaggia libera sia piena presso i propri stabilimenti balneari. È possibile anche accedere al servizio di ristorazione dei balneatori confinanti? Senza dubbio, anche se stiamo prevedendo la possibilità di allocazione di un chiosco e quindi di ulteriore attività commerciale che funga sia ovviamente da esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ma allo stesso tempo che si occupi proprio della corretta gestione della spiaggia libera. E in tutto questo ci aggiungiamo anche un servizio che offriamo ai fruitori di poter prenotare contestualmente i posti all'interno dei ristoranti piuttosto che negli hotel, piuttosto che nei bed and breakfast, e allo stesso modo presso gli stabilimenti balneari a cui sarà conferita gratuitamente questa app. E con questo servizio di Andrea Costantini si chiude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento è alle ore 23:00.